Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di The Coach, puntata speciale di Prendi il tuo podio. Saluto il mio pubblico, saluto i miei opinionisti, Izza, Vincenzo. Vincenzo, finalmente siamo arrivati alla puntata Prendi il tuo podio. So che aspettavi questa puntata. Sì, l'aspettavo perché sono pronto, sono agguerritissimo, quindi come si muovono io colpirò. Puntata speciale dedicata al team giallo, e qui abbiamo i due coach rimasti in gara, Carlo e Marta, che saranno loro a decidere chi proseguirà la fase sfide, perché ricordiamo tutti i talenti che sono stati beggiati, non tutti proseguiranno, ma sarete voi questa sera a decretare chi potrà continuare e chi invece purtroppo dovrà tornare a casa. Il super badge del team giallo è Nico Sordelli. Vorrei trovare le parole per descrivere il vuoto che mi lasci dentro e senza limite. Nico Sordelli! Grazie mille! Ecco, il vostro super badge è stato dato da Marta. Carlo, tu sei d'accordo con questo super badge? Io sono molto contento di questo super badge. Tra l'altro lui ha una scrittura giovane, fresca, e che parla esattamente di tutte quelle esperienze che hanno tutti i giovani di qualsiasi generazione, ed è proprio quello che secondo me sarà una carta vincente. Iniziamo subito e chiamo la Blue Band. È solo un brivido a volte, ma sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c'è, ma se ci pensi il nostro amore è nato appena. M'è già finito male, e se questo la mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le notte, telefonate interrotte. Un commento così a caldo, Vincenzo. Ma guarda, mi affascina sempre, e lo ripeto e lo ribadisco, il fatto che sia tutto estremamente live. E ho sentito oggi la chitarrista classica in formissima, e quindi bravi. Accogliamo il secondo talento di questa sera. Lei è Perla di Giampaolo. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Marta, sei stata tu a dare il badge a Perla. Vogliamo fare un commento su questa esibizione? Lei è straordinaria, di un'eleganza assoluta. Ha lavorato molto bene in sala e si vedono anche i miglioramenti, quindi che dire, brava. Perla, ti puoi accomodare sul secondo Grazie podio. Grazie a tutti. Accogliamo quindi il terzo talento di questa sera, lui è Daniele Gozzini. Grazie Daniele. Coach, vedo che vi state confrontando, ma è arrivato il momento di dirci se volete dare un podio a Daniele oppure no. Quindi mani sulla pulsantiera, podio sì o podio no per Daniele, votate adesso. Podio sì. Quindi da una parte la Blue Band, dall'altra parte Perla. Coach, vi richiedo di nuovo di esprimere le vostre preferenze, con chi vorreste sostituirli? Con Perla, quindi danza con danza. Daniele, prendi pure posto sul podio. Grazie mille ancora. Complimenti Daniele, Perla. Isa, fantastica. L'unica cosa che ovviamente dispiace è che aveva preso due badge, quindi in questo caso qui forse Se avessero dato la possibilità, che non le sia stata data una possibilità con se avesse team. Scelto l'altro team, il team rosa, forse. Proseguiamo, chiamiamo adesso Eleonora. Mi sono innamorata di te, perché non avevo niente da fare il giorno, volevo parlare.
Vedo Carlo veramente in difficoltà, ma io ho bisogno adesso di sapere se volete cedere un podio a Eleonora oppure no. Quindi, coach, votate adesso. Podio sì! Grazie. Quindi podio per Eleonora. Con chi vorreste sostituire questo talento? Con Daniele. Ma io guarda, che veramente... ha appena preso posto sul podio, esatto. Tra l'altro. Cioè, questa cosa mi fa innervosire. Perché no. Sì, è vero, diamo la serenità, diamo la felicità per un attimo un ragazzo, ma per vorrei quale motivo? Spiegare questa perché cosa. È una doppia sofferenza, no? Perché tu stai facendo soffrire lui. No, giuro che sto soffrendo più io in questo momento. Ho capito, no, va bene. Ci stiamo ma passando. Tu sai, ma tu sai chi c'è, giusto? Sì, ma la conosci bene la tua attenzione. Squadra. È più o no. meno tu più pensi, no, esatto, di tu stai parlando di strategie. In questo caso, quando ti trovi davanti, no, io strategia talenti, non l'ho mai detta. Che sono noi tutti fenomenali. Abbiamo purtroppo questa fortuna / sfortuna di avere dei ragazzi che non ci hanno portato a una scelta così evidente. Ma li avete scelti voi, eh? Sì, cioè nel senso vi siete messi voi in questa condizione, anche perché tutti questi tutti come giustamente ha detto Carlo in una, cioè... facciamo così un attimino, facciamo un applauso ad Eleonora che grazie comunque ancora, prende posto grazie. Sul podio. Daniele, grazie. Io ti invito a prendere il centro del palco. Vieni Daniele. Carlo. No, in realtà sono contento di essere in questa difficoltà, perché vuol dire che comunque la qualità è altissima. Ma e noi guarda, siamo veramente guarda, in difficoltà. Guarda, non è questione, la qualità lo sappiamo. Infatti noi nel momento in cui si arriva a prendi il tuo podio, difficilmente no, commentiamo su questo. Ci mancherebbe altro. Qui è il modo. Io, quindi nel momento in cui abbiamo... Scusatemi, interrompo per un motivo solo. Vai, perdonami Iza, Vincenzo. Scusa, vai, vai. Però considerando anche che ha dovuto appena fare questo switch lui e si trova qui con una X rossa, io sinceramente vorrei che voi coach diceste proprio sì. una frase per salutarlo, perché io mi sembra il caso, dai. Perché io ho veramente un debole professionale per questo ragazzo, perché a me veramente piace tantissimo. Quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo e spero che tu... abbia veramente una carriera fiorente. Grazie Marta, Daniele sei stato veramente bravo, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto, mi unisco alla coach Marta. Ciao. Grazie Daniele, non è ancora finito il momento di accogliere le prossime artiste, lo sono le Two Souls. Podio no. Nessun podio per voi. Ho bisogno del rispetto per questi artisti con questo applauso. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi ragazze, grazie, grazie per essere state con noi. Chiamo vicino a me Eleonora, vieni Eleonora, la Blue Band, venite qui ragazzi, perché possiamo dirlo ufficialmente. Venite ragazzi, siete pronti? Voglio un'esultanza pazzesca, eh? Voi siete alla fase sfide del team giallo! Complimenti ragazzi, complimenti! Davvero molto molto bravi! Vi auguro buon lavoro e noi ci vediamo alla prossima fase sfide. Va bene ragazzi? In bocca al lupo! Grazie ragazzi ancora!